Allora, amici di Verdemania, bentrovati. Questa è la seconda parte del video. Ehm, la prima parte riguardava appunto il libro di Alan Titchmarsh e quest'altra invece riguarderà le rose di David Austin. The English Roses. Questo è il libro che ho preso in prestito alla biblioteca di, eh, di Manchester, vedete, David Austin. Eh, dunque questo libro è davvero, davvero molto interessante oltre ad essere, scritto, ad essere scritto bene. Leggendo questo libro chi è appassionato di, chi è appassionato di rose eh, riesce a capire moltissime, moltissime cose, cioè soprattutto riuscite a cogliere una delle grandi verità che, appunto, che riguarda mh, appunto uh, la coltivazione delle rose in epoca attuale, e cioè il fatto che noi praticamente siamo dominati letteralmente dominati dalla coltivazione delle, eh, degli ibridi Tea. Per intenderci, gli ibridi di Tea sono quelle comunissime piante di rose che chi ha la fortuna di avere un giardino sicuramente insomma, insomma, avrà un esemplare. Gli ibridi di Tea hanno la particolarità di produrre grandi fiori, che sono portati però, ehm, i cui boccioli sono portati in maniera isolata da lunghi steli con uno scarso fogliame. Devi eh, Dastin ovviamente specifica, cioè da ovviamente la sua eh, opinione su quelli che sono gli ibridi, eh, gli ibridi Tea e io per questo video devo dire, eh, anzi devo ringraziare una persona, ehm, stimo, mh, insomma è un progettista eh, professionale, insomma un garden designer professionale, si chiama Luca Guerrino Fadini, eh, siamo lontani mille miglia, insomma non ci sentiamo soltanto tramite, tramite web eh, ed è è stato proprio lui ad illuminarmi sulle, sulle differenze che esistono tra le diverse varietà eh, di rose, tra le diverse famiglie di rose. Ora io non utilizzo il termine specie e sottospecie e famiglia perché non vorrei dire delle castronerie. Magari vi farò un video a parte con una lavagnetta dove insomma vi spiegherò lo schema. E vi spiegherò quali sono le differenze che esistono tra gli ibridi tea, le rose cinesi e le rose antiche. All'interno del libro di David Austin, per esempio, si parla moltissimo delle rose antiche che vengono decantate eh, con tante parole, insomma con una profusione di parole eh, che ovviamente... Eh, che ovviamente ci può stare perché noi purtroppo insomma chi ama il giardinaggio purtroppo insomma, un, possiamo dire che c'è un'ignoranza diffusa eh, e diffusa in materia eh, le rose antiche e anche le rose cinesi hanno la caratteristica di avere delle piante molto belle quindi che cosa voglio dire con questo eh, David Austin rimarca più volte questo grande ibridatore mondifama mondiale rimarca più volte che ehm, le rose in realtà non vanno utilizzate non Potrebbero anche essere utilizzate non soltanto come piante isolate, quindi come punti focali del giardino, ma esistono delle varietà di rose che poi sono tantissime: varietà di rose misconosciute al giorno d'oggi che potrebbero essere utilizzate per creare delle fitte bordure e addirittura delle siepi con due vantaggi, innanzitutto il fatto di avere una siepe verde piuttosto fitta, piuttosto rigogliosa, cosa questa che ci possono dare altre piante, però il secondo vantaggio che altre piante invece non possono apportare è il vantaggio appunto della, eh, il vantaggio della fioritura. Quindi lui che cosa dice? Che per creare le rose inglesi ha ibridato, ovviamente insomma, si è impegnato ad ibridare queste antiche varietà con le rose, eh, con le rose cinesi, dando vita appunto, alle rose inglesi, che sono delle piante molto molto resistenti, particolarmente belle e soprattutto altra caratteristica delle rose di qualità è la grande rifiorenza che invece per esempio gli libri di tea non hanno, gli ibridi moderni non hanno, cioè gli libri di tea e vi sarà capitato di vedere appunto queste fioriture primaverili nei giardini Italiani, perché io mi rivolgo a un pubblico italiano, di vedere queste fioriture ad aprile e poi dopo aprile baracche e burattini e le rose chiudono bottega, appunto perché quelli sono gli ibridi Tea: sono degli ibridi contemporanei, degli ibridi molto moderni che in realtà mh, sono stati selezionati soltanto per i fiori da taglio, viceversa, le varietà più antiche, che voi dovete sapere, che le rose. Sono presenti sulla Terra ben prima dell'apparizione dell'uomo, quindi parliamo di qualche milioncino di anni fa. Le rose più antiche, oltre ad essere molto belle perché producono molti fiori, sono anche resistenti ai parassiti, sono anche resistenti ai parassiti sia di natura animale che di natura funginea. per cui David Austin rimarca appunto che è necessario al giorno d'oggi riportare in auge queste piante che in realtà eh, come dire rappresentano la, insomma, rappresentano la storia della botanica e poi insomma sono degli esemplari davvero davvero interessanti al di là di questo la cosa che mi è piaciuta di più di questo libro sono state ovviamente le fotografie passo subito a mostrarvene alcune il libro all'interno è fucsia quindi non so dedicato a un pubblico femminile si sì, può darsi allora eh, così come vi dicevo nel video precedente si sta manifestando l'effetto fantasma eh, appunto del quale vi avevo già parlato cioè non appena avvicino un elemento rosso alla webcam io divento verde appena lo tolgo vedete il colorito ritorna pressoché normale o quasi. Allora, passo a mostrarvi immediatamente le, eh, alcune delle fotografie. Guardate per esempio questi cespugli, vedete queste rose fantastiche, questi sono tutti ibridi inglesi che lui ha creato. Con processi veramente lenti, voi dovete sapere che David Austin ha ricevuto premi in tutto il mondo, ha ricevuto premi da, insomma, dalle università eh, dove si studia botanica, insomma, dai luoghi scientifici dove si studia botanica, non so se esiste appunto una facoltà di botanica, non eh, vorrei appunto dire delle, delle sciocchezze a raffica. Eh, comunque, queste varietà che sono, che sono molto belle. Ehm, sono sempre, appunto, degli ibridi incrociando le, le specie più antiche con le rose cinesi. Eh, the English Rose as a Garden Plant. Quindi. Le rose inglesi come piante da giardino. Vedete proprio che il portamento di queste piante è pressoché cespuglioso e compatto, eh, hanno una grande rifiorenza. Perché mh, purtroppo, eh, sia gli ibridi Tea, ma anche alcune specie di rose antiche, vedi la rosa gallica, non sono molto rifiorenti, a differenza invece delle rose cinesi e delle floribonde, che sono poi le rifiorenti per antonomasia. C'è una tavolozza cromatica di altissimo livello, una tavolozza cromatica particolarmente raffinata. Ma la maggior parte di queste rose hanno appunto... Eh, sono appunto rose con moltissimi petali, perché eh, le rose più antiche erano quelle appunto con eh, decine e decine di petali. Quindi quando voi vedete una rosa di questa tipologia, solitamente sono le rose rampicanti perché, insomma, è difficile trovare gli ibridi di David Austin in giro per l'Italia, a meno che insomma non andiamo eh, in casa, non andiamo a stalkerare eh, un, un grande appassionato.